di olio. La ditta è stata fondata circa 20 anni fa da un noto industriale fondato, un grande, il quale ha recuperato una vecchia cava di calcio con varie sistemazioni e grande passione ha ricavato 42 ettari, di cui 27 a vite e 15 a olivo. Poi la famiglia Catagrande 3 anni fa, dopo la mancanza di Bruno, prese in mano l'azienda e oggi è condotta da Daniele Catagrande. Io sono arrivato nel 2005 e in questo territorio ho trovato un ambiente meraviglioso per effettuare una coltivazione di tipo biologico. Questa vallata qui si arriva da praticamente siamo nella passata di Lontana che va da Cordignano, Campa fino a Miano e qui il territorio dell'azienda si va praticamente dalla pianura si alza fino a 280 metri, quindi è tutta in collina, è proprio nella primissima immagine della collina prima di arrivare al consiglio. Ed è una non avvocata del biologico perché c'è sempre una lieve ventilazione costante ed è tutta esposta a sud verso il sole. Quindi il clima è favorevole, è sfavorevole alla diffusione di malattie di tipo fungino e inoltre l'esposizione al sole permette la coltivazione di una pianta che è l'olivo e qui trova il suo areale nord, quindi potrebbe avere dei grossi problemi quando si presentano degli inverni rigidi. Infatti la coltivazione in questa zona non è nuova, c'era già qualche secolo fa, e tant'è vero noi l'abbiamo chiamato olio dei dogi per questo motivo, che nel periodo della maggiore espansione della Repubblica Veneziana i dogi venivano a provvisionarsi dell'olio in questa zona. Cosa è successo poi? Che nei primi 900 c'è stata una grandissima gelata che ha portato quasi all'estinzione della pianta. Oggi si trovano un paio di esemplari molto vecchi in zona Villa di Villa verso il Notario Veneto, questi inverni. 30-40 anni fa il clima è cominciato a cambiare e quindi si è tornati alla coltivazione poi nella regione Cimito. E quindi 20 anni fa un grande piantato circa 8.000 piante e poi Daniele Casagrande in 2 anni ha fatto anche 2 ettari di nuovi impianti, una varietà autoctona più usata che abbiamo creato. Qui nella foto vedete, andare avanti, vedete come l'olivo è tutto interazionamenti, ha un impianto abbastanza piccolo, dipende dalle zone, noi oggi cerchiamo di togliere le piante dove sono troppo fitte, che stanno crescendo bene, e mettere i nuovi impianti dove è possibile. Ecco qui, sono delle bellissime immagini di 2 anni fa, è stata una nevicata, e l'olivo sopporta benissimo. Ovviamente finché sono 5-10 centimetri altrimenti possono avere un po' di danno. E è una pianta che sopporta fino a meno 10 gradi per qualche giorno. C'è stata una gelata 3 anni qua circa, è durata 10 giorni. Noi lì, mentre in pianura ci sono state un po' di impianti, qui abbiamo avuto solo delle branche secche. Cioè, la pianta, come dire, la perdita è che ho una posizione. Vai avanti. Questi sono la parte alta, siamo avanti. Ecco qui siamo una fase successiva in primavera, meno di maggio, inizio di maggio, abbiamo una miglioratura, quindi l'olivo comincia a creare
quei tipo grappolini che si chiamano mingole, e poi si arriva alla primitura. Vai, vai avanti. Quindi dovete immaginare, non può andare ancora avanti. La pianta si riempie di fiori. Però è importante l'esposizione al sole, la ventilazione, perché dopo bisogna vedere quanti di questi fiori arrivano frutto. Dovete pensare che, dipende dalle varietà, da un 5 a un 30% all'era. Quindi una pianta così non è tutta ripiena di un libro. E rimangono, dipende, circa dal 5 al 30% di funzione delle condizioni climatiche e dell'andamento climatico, specialmente nel mese di maggio. Quindi quando sono maggi, purtroppo, passato molto più oltre, faccio questo discorso perché il problema che abbiamo nel nord Italia è la quantità di olive alla pianta, che è, dipende dall'età, ma mediamente si può andare da 5 kg a 20 kg, alcune piante fino anche 40, però la media sono da 10 a 12 kg, vuol dire che con un anno fate l'ordine e facciamo. Intramezzo, prese, 10%, 12%, dipende dalla qualità che uno vuole raggiungere, però nel nord Italia siamo dei 10-12. Ovviamente ci sono regioni dove le rese hanno qualità diverse, sono molto maggiori, e altre considerazioni che sono anche dalla parte quando si parla di infarcoio, se si vuole spingere la rete, però la mediamente è questa. Questo per nord Italia, oltre a dare degli oli di alta qualità, anche non ci sono grandi produzioni, e quindi il prezzo medio, lo trovate anche in borsa, da 10 a 20 euro all'inizio. Quindi andare su di 10 euro vuol dire produrre sotto costo, cioè vendere sotto costo. Quindi sempre le fornitura, un attimo avanti, ecco qua. Qua siamo quando parte di ingrossamento, è già legata, le olive cominciano a formarsi. In questa fase bisogna stare molto attenti per la difesa del parassita, che è uno dei principali responsabili per la qualità dell'olio, che è la mosca. Molto fa dei buchi, la larva che lode. E all'interno cosa succede? Iniziano dei processi di ossidazione. Questo significa che dopo vai a ottenere oli ad alta acidità. Infatti l'acidità, e apro una parentesi, molto spesso noi assaggiamo un olio e diciamo che acido che è, un acido che sopra acida. L'acidità non si percepisce. È un parametro che la legge ha indicato. Adesso è dura a parlare. Comunque la legge ha dato questo parametro perché riassume un po', ti dice come è stata coltivata la pianta e la sanità, è un indice proprio della sanità del prodotto e della qualità dell'olio. Quindi l'acidità più alta è più vuol dire che ci sono state reazioni di ossidazione che possono partire in campagna, ma anche in conservazione delle olive e del tipo anche di pulitura che ho attuato, di come ho fatto io le olive. Perché dobbiamo ricordare che quello è molto difficile. Perché? Perché io faccio un processo di estrazione. Quindi la natura mi ha dato l'olio dentro l'oliva, io devo fare, devo semplicemente tirarlo fuori e non devo fare nessun errore, perché se faccio un errore non prendo più l'olio estraverso, perché non ho possibilità di fare delle modifiche, come ad esempio succede in altri prodotti dove faccio una trasformazione, fare delle modifiche e quindi magari rettificare gli errori fatti in campagna. Non è possibile, io devo avere materiale sano, quindi bisogna lavorare bene in campagna, avere un messaggio. Quindi, tornando alla mosca, noi abbiamo una difesa biologica, la facciamo con delle catture massali, con dei metodi naturali, che costano 10 volte di più di un metodo chimico. Quindi
questo va ad aumentare i costi di produzione, quindi ecco perché il prezzo finale è anche aumentato. Poi avanti, sempre continuo sempre fare tre variati avanti. Grazie a Benedetta Oliva che comincia a invadire. E che mi sa che tiri sulla sinistra e quello che chiamo per la difesa della porta. Allora, inizio in maiatura perché mi sono fermato qua, perché uno dei fattori importantissimi per fare una qualità è raccogliere l'oliva e l'oliva. Momento giusto all'inizio di cioè l'olio all'interno dell'oliva ha tutte le sue caratteristiche migliori. Se io ventavo, cioè man mano vado avanti, man mano l'olio, come dicevo prima che è qualcosa di vivo, si ossida dentro l'oliva. Quindi raccogliere le olive raccolte molto avanti è più semplice raccoglierlo, basta scuotere l'acqua, calma. Se io vado a raccogliere in questa fase, è dura. Ma questo è fondamentale per ottenere un olio di qualità. Quindi dico polifenoli che garantiscono la durata dell'olio, ossidazioni minimo possibile, eventuali danni da mosca se raccolti presto dopo nell'olio, finché hai il 2-3% del tacco si sente sul nostro finale. Cominciamo da sopra, sopra il 10. Poi si ha il sapore da perdere, come vi detto, sono gli sgradevoli. Poi l'acidità andrebbe su se supera il limite di allergica dell'8 o il declassamento dell'olio da extra vergine a vergine, che nessuno fa. Avanti. Eccola, raccolta tempestiva. Facci vedersi, ma bisogna fare. Allora, se voi provate a raccogliere a mano un albero di olive, ci impiegate una giornata. È impossibile, noi abbiamo 9-10.000 piante. Io faccio quanti piatti? Sì, ma quante olive? Una quarantina di piatti. E come le raccoglie? E l'olio se lo vende lei, non mette il mercato, perché quanto lo venderebbe? È una fatica assurda. Però allora la tecnologia ci ha dato una mano. Ovviamente bisogna investire. Noi abbiamo un'azienda che ha diverse sistemazioni, cioè l'olivo sulle terrazze, l'olivo in pianura. Abbiamo creato tre cantieri differenti per adeguarci ad ogni realtà. Una si va a raccogliere a piedi, metti per terra, e degli attrezzi si chiamano banchettoni, sono delle dita che raccolgono le olive, e questo è un cantiere. Un altro cantiere è questo qua, prendi a terra, macchina scolditrice, vediamo 5 secondi di vibrazione e cadono le olive. Credo rappresenta però che in questa fase, quindi inizio in maiatura, io raccolgo il 60% di olive della macchina e il resto devo mettere il personale che le raccoglie con il maiatura. Se no c'è un'altra soluzione, vado dentro 20 giorni dopo, un mese dopo, però che olive raccolgo? Troppo mature. Oli, quanta acidità. Allora questa brascia a ceppo e una macchina fatta tutto bene e dà queste vibrazioni, la pianta non subisce alcun problema, anzi ricerche dicono che lo scottimento fa molto le radici e gli dà una vitalità. Io non so la pianta perché... Vai avanti. Eccolo qua, le olive cadono, vedete che sono mezze verde, siamo proprio inizio di vagliatura, quindi sarebbero tutte cambiate di colore. Avanti. Ecco qua l'intervento successivo. Devo rifinire dove non sono riuscito. Allora in questa fase la
faccio fare, ovviamente se per caso, perché con una vita piante, se il tempo è a posto, io metto in ordinatorio. Se mi guardi delle piogge, arrivo a fine novembre, purtroppo, io inizio a metà ottobre, però mi tengo il tempo, nuovamente a metà novembre. Ah, qui tu non hai ancora tolto le belle mani. Avanti. Ecco, vedete, le vogliamo, niente cava, ma anche foglie. Però dopo in corridoio risolviamo il problema, vai avanti. Ecco, qua è una bella foto di cosa significa il cerebro. Noi decidiamo così, tanto i campioni, laboratorio, li sprechi di già, se mi danno le informazioni così. Questo è il terzo cantiere fatto con l'ombrello, però questo ombrello, siccome è un impianto particolare, sempre lo sono fatto in casa. Ho dovuto fare un ombrello, poi andare avanti, vedere le braccia, poi le persone aprono, avanti, chiudono, avanti, eccolo qua. Poi sotto c'è un cassone e io dove sono dentro i bins. I bins sono tutti che permettono il passaggio di aria fresca, perché altrimenti se vogliamo lo mettiamo dentro un territorio chiuso si mettono delle fermentazioni, però come la raccogliamo e lo proteggiamo subito, giornata è fatta, massimo la mattina. Ecco, qua siamo in prontoio, c'è la tramoglia, viene rovesciato, vedete quante foglie, vai avanti, però noi abbiamo il fogliatore che ti viene tutte le foglie, cade qualcuna, ma niente, e perché la foglia potrebbe dare all'olio un settore di foglia e anche di amaro. Inoltre il più grave problema sono la clorofilla, perché se ho dei residui della clorofilla nell'olio ci mettono delle ossidazioni, quindi è importante tirarle via. Se ne rimane qualcuna non è un problema. Qua poi vengono lavate perché sia ovviamente tirare via l'eventuale terra o che, ma ovviamente non è un grosso problema. Vai avanti. Vengono macinate. Questa è la pasta appena formata. Vai. Eccola qua. Questo qua è un processo perché come le maciniamo? Mai i fattori moderni, un fattorio che ha 15 anni, ma il sistema è di modulo continuo, tre parti, è un fattorio concettualmente moderno. Non ci sono più le macine, perché le macine danno oli pronti più dolci, ma il problema è se scambio ossigeno con l'olio, una parte vuol dire ossidazione. Quindi gli oli troppo dolci vuol dire che saranno ossidati durano meno tempo. Il fornitore a mazze crea una emulsione, questa macchina mi permette di prendere tutte le goccioline piccole di olio e metterle insieme in maniera da raggrupparsi le proprie stemmate di olio che si raggruppano, perché la fase successiva vai avanti. Ecco, questo qua è il decanter, praticamente la fase successiva è l'estrazione dell'olio, quindi con questa centrifuga si tira fuori la sansa che va dopo dispersa in campagna e l'acqua di distruzione dell'olio, vai avanti, va in questa macchina, il separatore verticale, vai avanti, ecco qua esce l'olio e dall'altra parte sono fatto andare avanti perché c'è l'acqua di distruzione che va in una cisterna e quella comunicazione comune si fa lì. Vai avanti. Poi il prodotto viene ovviamente immagazzinato in cisterne inox. Io faccio fare una filtrazione appena soffice, 40-50 micron filtro, vuol dire che dobbiamo avere i di luce e basta, perché noi seguiamo una decantazione naturale. Quindi il cisterne rimane un paio di metri, un mese e mezzo, alla temperatura controllata intorno ai 15-20 gradi, lui decanta naturalmente e poi facciamo i travasi per mantenere tutte le caratteristiche alterate. Se io volessi vendere l'olio colto a novembre, a dicembre, mi do una bella pizzata di filtro di cartone, però lo denaturo un po'.
noi non lo facciamo. La nostra scelta di tutte le cisterne sono poi saturate con gas in metano, questo per evitare lo scambio di ossigeno per non salvare la vapore. Allora noi abbiamo essenzialmente due tipologie di prodotto, anche se questo anno hanno fatto qualcuno in più, comunque parliamo di quelle classiche. Una è blend, praticamente ci segue una degustatrice professionale, poi siamo seguiti da Raipo, l'associazione dei produttori, che in base alle analisi chimiche e organolettiche facciamo un blend, vuol dire, avete visto prima che ci sono tante cisterne, ogni donna e ogni uomo raccoglie la sua cisterna, facciamo le degustazioni in base a così decidono i blend. Quindi ho il blend che provo ad andare in alto, dove questa è la descrizione che ci è stata data, e praticamente i settori degli oli, che poi è soprattutto gli oli nord, è il settore della mandorla, è presente, l'erba appena spacciata, e l'equilibrio fra amaro, piccante e dolce, quindi un olio armonico. Il piccante e l'amaro sono piacevoli, perché altrimenti qua bisogna vedere la varietà, se hai troppo amare, amaro, vedete che è sgradevole, troppo piccante, è anche una nota positiva, ma sono oli da consumare magari più avanti, perché il piccante è dato dalla presenza dei polifenoli, quindi è una nota positiva, vuol dire che l'olio dura, però magari molto subito, è molto aggressivo. Vai avanti, ecco, questo comunque il nostro blend, essendo un tatto leggero, medio, si avvicina un po' a tutti i piatti, perché non va a sposarsi col cibo, non lo va a coprire. E qui sono stati indicati alcuni elementi. L'altro prodotto che lo faccio con nuovi piatti è la mia scheda, la varietà di Ulanda, che è l'altra scheda. Che era sempre questa nota di mandorla, però amara, che era è molto amara, perché è abbastanza, perché la bianchera è una delle varietà più migliori del mondo, ed è una varietà che va benissimo per i tagli, ma in purezza, raccolta anche questa abbastanza presto, noi era un prodotto che ci è stato, che è piaciuto molto, ci ha permesso l'inserimento nella vita del suo mondo, è piaciuto molto, è anche chiamato Gardino. E la becchera, qua sotto, proprio per le sue caratteristiche, il suo puntato medio, è adatta a piatti un attimino più importanti, quindi piccanti e carne rosse, perché un olio un attimino più. Un dato medio. Adesso mi farebbe piacere mostrarvi due premi che ne ha presi la ditta, ma io dico sempre ne ha presi la donna, perché è importante che mettersi in conto se siamo una donna bloccata. Nel 2013 abbiamo presentato l'oro d'Italia realizzato da Olea, è stata fatta a Lecce, abbiamo partecipato 150 anni in Italia e noi abbiamo preso qua in su, questo qua è il dato medio di Becchera, scorri sotto.
posizione, vai, vai. Adesso hai girato, bisogna vedere, abbiamo preso una menzione di merito sul mondo varietale, ma vai solo ancora. Quello che mi ha dato una grande soddisfazione, vai sotto. Perché la menzione vuol dire essere una buona riconoscenza, però avere il secondo premio speciale sugli oli estremi vuol dire aver preso il secondo premio su tutti gli oli estremi. Per me è stata una riconoscenza che la donna ripeto, perché dire, è la natura che ci ha ricordato, noi l'abbiamo solo premio. Se vai all'altro fai invece il blend. Ha dato un maggior merito, però a me piace più della sua premio. Vai avanti, sotto, questo trend, l'anno scorso ha preso il primo premio sugli oli, dato da Federo d'Italia. Questo è stata una grande... Quindi tutte le fatiche che abbiamo fatto in campagna, in frattoio, poi in frattoio che fa il nostro lavoro, e... per fare i nostri errori. Due parole su Antonio. Abbiamo detto avere il materiale sano, vuol dire una cosa, bisogna per un partito, lo dico giornalmente, ma ogni due giorni compro almeno la pasta e decidere quanto tempo di grammo naturale la macchina che gira la pasta, perché in funzione della maturazione ti do i tempi rimescolando. Allora, se li do giusti, ottengo oli di alta qualità. Invece dei 20 minuti, 4 ore, 30 minuti che noi usiamo, li faccio un'ora, ottengo più olio, però più ossidato. Più delicata la qualità. Poi estraiamo completo, sotto i 27 gradi. Adesso io volevo mostrare un video che è interessante, vediamo il volume perché ovviamente dobbiamo far conoscere il nostro prodotto, perché se non si conosce, se non c'è la conoscenza, uno si chiede ma perché io devo spendere questi soldi, perché il prodotto che stai offrendo. Allora, tra i vari sistemi per interagire con il consumatore abbiamo usato anche la televisione, appunto, diretto, locale, telecomune, no? Abbiamo fatto questo video, ne abbiamo fatti diversi usciti, questo è uno l'ultimo. E così vedrete un po' la donna e quello che vi ho spiegato prima, se poi avete qualche domanda. La ricerca continua della qualità del prodotto e richiede continui investimenti, sia
credere appunto in questo processo di qualità, perché è l'unico modo che abbiamo per far funzionare questa piccola realtà, dando poi alla persona la possibilità di acquistare dei prodotti buoni sia al palato che per la salute. Come già l'agricoltura biologica, e questa strada è possibile? Sì, noi abbiamo iniziato la produzione biologica in Colina già da molti anni, riteniamo che questa sia la strada, una strada che l'agricoltura dovrebbe intraprendere in maniera più massiccia. Sembra anche che le leggi europee si stiano spostando verso l'incentivazione di questo tipo di agricoltura, per cui da tra qualche anno avremo più contribuzione verso le aziende che perseguono l'agricoltura, diciamo, sostenibile e non inquinante. E questo, il biologico, è fondamentale. Ritengo sia una strada che noi abbiamo intrapresa e non intendiamo assolutamente lasciarla. Allora, Daniele, tu produci olio, l'olio dei Monti, un olio già conosciuto, affermato con sua qualità. Quello che devo dire, cioè, prodotto solo che sto comendo, avere un bicchiere di un olio puro sano, piuttosto che bere naturalmente dell'olio che viene forse da paesi anche extracomunitari molto da lontano e che sul commercio viene messo veramente l'avversario, non conoscendo, prende quello che fa. Ma in realtà non è che faccio un investimento, perché l'investimento è sul prodotto di qualità, sia per la salute, ma anche e soprattutto per dare valore al vostro territorio, perché guardate le colline, qui non è che si possa lavorare con molta tranquillità, qui si lavora su dei chilometri. Sì, per cui il lavoro è sempre molto impegnativo. Diciamo che l'olio che produciamo noi è un olio che alla mattina raccogliamo le olive e pomeriggio vengono fantogliate, e quindi è un olio praticamente a livello organolettico sano e con un quantitativo di sostanze anche assicuranti e vitamine enormi. Gli oli prodotti in grande scala industriale, sia per l'inizio delle olive, non che in Grecia non siano più buone delle nostre, ma tra la raccolta delle olive e la produzione dell'olio trascorrono periodi talmente lunghi per cui il processo poi produttivo viene inquinato da tutta un'altra serie di problematiche che non sono quelle della produzione biologica che abbiamo noi, quindi pure. Pertanto io dico, al massaio o chi compra l'olio, siccome l'olio è un prodotto che viene consumato in grandi quantitativi da una famiglia che se ne utilizza abbastanza poco ed è ricchissimo di sostanze vitali e sane, anche se ben altro ricordo, di comprare olio di prima qualità, poi spendendo un po' di più purtroppo, perché le piccole quantità e l'alta qualità non permettono di fare prezzi sui supermercati. È una spesa sana, utile, perché investi sulla tua salute. E oggi la salute è fondamentale, perché uno che non ha la salute non può lavorare, non può muoversi, non può gestirsi. Cioè allora è meglio investire sulla propria salute acquistando un prodotto di grande qualità. Per finire, perché dopo naturalmente dobbiamo parlare con Renato, il tuo agronomo, parliamo proprio dell'agricoltura. Oggi come oggi, dicono anche la seconda Corte di Torino, che per i prossimi 20 anni ci sarà un'incentivazione proprio ai giovani di tenere queste aziende agricole in funzione e di avere un prodotto di territorio. Visto che tu sei un industriale che ha investito, perché tuo papà ha investito nell'agricoltura tanti anni fa, continui a perseguire questa strada. Noi ci crediamo, questa è una bellissima azienda agricola, come ne abbiamo molte in Italia, e continuiamo ad investire, continuiamo a aumentare nuovi alberi, nuovi ambienti e continuiamo nella produzione biologica. Io, la nostra parola d'ordine è qualità, perché la qualità porta alla salute. L'agricoltura è una cosa meravigliosa, si fa bene. E quindi noi continuiamo a perseguire il nostro obiettivo. Continuiamo a sfamare il mondo, soprattutto l'agricoltura sarebbe meglio che si sviluppasse quello che stiamo cercando di fare sul territorio in cui l'azienda è inserita, perché è vero che il mondo è grande, l'olio di oliva ha uno spazio enorme nel mondo perché è ancora scoperto, perché sta coprendo pochissimo fabbisogno mondiale, quindi uno può andare a vedere l'olio comunque. È anche bello pensare che la gente del luogo venga a prendere i prodotti del luogo senza andare sempre a ricercare qualcosa di strano, che sembra che sia sempre migliore di quello che viene prodotto nelle nostre zone, che invece è un prodotto meraviglioso. Per fare il tutto ci vogliono degli ottimi agronomi professionali.
avranno risentito, però lo vado a chiedere proprio a Pellinaro. Io ti saluto Daniele di averci naturalmente ospitato, di aver potuto parlare della tua azienda con il tuo olio di qualità, e ora andiamo con Pellinaro. Eccoci qua con Nico Pellinaro, l'uomo dell'azienda agricola dell'uomo a Casadanno. Dicevo prima con Daniele, la famiglia di tutti, però hanno investito nell'agricoltura. Allora volevo chiedere a te, visto che Torino ti era una delle persone che stiamo vivendo circa 7 miliardi oggi, ma fra vent'anni 10 miliardi di persone, allora l'agricoltura si sta secondo te prendendo lo spazio che l'industria ha portato via? L'agricoltura ha sempre contenuto sul spazio. Dopo guerra, molte persone lavoravano in agricoltura, sono state ridotte per questione di redditività, l'agricoltura si è organizzata, organizzando, e quindi ha richiesto che non persone di niente persone che erano minori, però l'agricoltura si è sempre stata. Quello che sarà la tendenza del futuro è sì, pensi, cioè, mantenere gli spazi che ha, ovviamente certi paesi del mondo si diffonderanno. Questo c'è, credo che il mercato del terreno è fermo. Sì. Mancano dei giovani, adesso i giovani si stanno avvicinando perché non avendo posti in industria devono tornare alla terra. Questi ultimi anni, invece prima venivano a tenere lavoro, sono più anni, sono veramente sane, adesso vediamo i giovani che si avviciano al settore. E, tra l'altro il lavoro in agricoltura è un lavoro diciamo, artigianale, dove bisogna di una certa professionalità e conoscenza di quello che si fa, anche la manualità, per cui è un lavoro anche di sicuro, perché molte volte che uno è bravo a fare il suo mestiere, non c'è motivo perché non manca il mercato. Mentre quando si mette in, non lo puoi mettere in casa di persone, no, bravo. Quando invece si dà troppo spazio alla macchina, come è successo nelle industrie, domani si cambiano le strategie, le cose vanno in maniera elastica, a voi ti conviene. Le persone che si spostano come facevano i nostri nonni, no? Che andavano nella valigia da ogni giorno. Ma noi si possono spostare, ma le colline no. E quindi diciamo questa è sicuramente la tendenza. L'altra tendenza è che dobbiamo comunque che si è migliorata la cultura e la conoscenza di cosa vogliamo mangiare, anche perché sempre di più i medici e la ricerca indica che se uno mangia bene, cioè siamo quello che abbiamo, quindi se uno mangia bene e sfida di prodotti sani, ha meno patologie, infatti anche a livello comunitario si sta spingendo con biologica, che è parte uno scopo anche perché la popolazione è meno felice, sarà meno felice perché viviamo più a lungo. Infatti proprio visto che si è andato un programma proprio 2 settimane fa in cui dicevano che l'uomo geneticamente può vivere 120 anni. Ci sono delle donne nel mondo dove grazie a un'alimentazione sana e hanno un stile di vita fisico, quindi una persona che fa delle attività motorie, sono arrivati spesso in sedere. Sono arrivati a 100 anni. Lucidi, ancora lucidi, perché se uno investe nella propria salute è chiaro che vive più a lungo di uno invece che ha azzardato e si è messo nelle condizioni di andare nelle mani dei medici. Senti, parliamo di olio, perché olio dei Dodi, olio Casagrande, naturalmente nelle tue mani, nelle mani naturalmente della famiglia Casagrande che deve mettere gli euro per tenere in piedi la baracca. Senti, stiamo raccogliendo le olive, una giornata stupenda. E allora la stagione sarà sicura che è partito il carro anche qua. Siamo stati un po' particolari, perché un po' tutto l'areale qui in agricoli, che non sono noi, ha avuto una diminuzione della quantità di olive prodotte. Essenzialmente per due cause, una è la pericolosità che è venuta a maggio, proprio in fioritura, quindi una minore allevazione, e questo si ripercuote nella produzione. E poi la siccità è estiva. Però grazie alle prime piogge, sono andato con il 5 settembre e la maturità è andata avanti, noi abbiamo iniziato a metà ottobre, proprio all'inizio di maiatura del gruppo all'olio di metropolitano, quindi che mantiene le sue caratteristiche laterali, che sono anche quelli fenoli,
quindi abbiamo iniziato quel periodo, adesso proseguiamo, un paio di giorni ci hanno rallentato la raccolta, però tutto sommato il tempo ci permette di avere un buon prodotto. Meno corto quest'anno, sicuramente anche meglio, però direi una buona qualità nel complesso. Le olive sono state meno nell'anno, un po' più grosse, ma non ci sono compensate. Già sono buone, sono basse, ho mandato già un paio di campioni, poi vedo proprio su tutti gli screen che faccio anche nella foto, e ti vedi che i campioni mandati e sono buone. Allora, abbiamo parlato dell'olio di dolci della tienda agricola Bruno Casagrande, un prodotto di grande qualità, io dico un po' di più della qualità c'è l'eccellenza, con grande faticosità, perché dobbiamo dire la verità, non è facile lavorare in collina, non è facile dove tenere aperta un'azienda agricola, però il futuro per i giovani e per altre persone che vogliono investire in agricoltura c'è, perché il mondo bisogna sfamarlo in un modo anche sano. La sua professionalità in questo, perché bisogna fare qualità e piacere, quindi bisogna essere dei professionisti, non si può lasciare il campo. La selezione è già in atto, sì, è già in atto, infatti sono professionisti, ma anche professionisti, anche i ragazzi giovani che si avvicinano devono dimostrare passione, cioè, si mette passione nelle cose e ne perde tutto. Siamo un'azienda, soprattutto agricola, un ingannato, e si lavora in team, spagna, perché se non vedi qualcosa che non va, deve essere comunicato, perché non possiamo andare indietro, una volta sono pagati gli errori, si pagano, errori gestionali o anche quelli di team. Io ti ringrazio anche Daniele per aver potuto parlare di un prodotto di eccellenza, un prodotto salutistico, perché qui si fa agricoltura biologica, io ve lo consiglio ai privati, lo consiglio anche alla ristorazione, meglio un concetto di olio sano, piuttosto che andare a sperimentare olio in modo diverso, in particolare, che non si sa neanche da che parte del mondo lì, olio americano, olio europeo, olio proveniente da tanti modi, ma poi in realtà questo è il direi di essere più curiosi, capire cosa si mangia, come si mangia, e valutare e se possibile andare direttamente ad acquistare in azienda i prodotti. Direttamente in azienda, come avviene in molti settori, dal prosciutto al vino, ma anche e soprattutto all'olio. Noi salutiamo l'azienda agricola Bruno Casagrande con il suo olio, l'olio dei dolci. Grazie a tutti.